Dunque, mi è capitato nel corso della mia vita professionale di occuparmi anche di una categoria storiografica non immediatamente percepibile, cioè i giovani. Nel senso che mi hanno chiesto di scrivere un saggio in una storia dei giovani che, diciamo, rispondeva un pochino a una moda storiografica, però mi ha fatto anche riflettere su una serie di cose che cerco di dire rapidamente. Pochissimo tempo fa, sapete, quando gli storici dicono pochissimo tempo fa, intendono per modo di dire un secolo, no? Io quando parlo degli studenti mi rendo conto che spesso non ci intendiamo proprio completamente sulla durata del tempo. Comunque, diciamo, fino all'inizio del secolo XX, cioè del secolo scorso, la condizione del giovane, del fanciullo, del bambino, dell'adolescente, dello studente era una condizione transitoria. Percepita come transitoria, no? La grande così, aspirazione dei giovani, non a caso uso il maschile perché stiamo parlando praticamente di giovani maschi, era quella di crescere per poter poi finalmente assumere le proprie responsabilità di padri di famiglia, di lavoratori, insomma, a seconda di quello che era il loro, di proprietari, a seconda di quello che era il loro mondo sociale. Allora, insomma, il mondo, la società era organizzata così, gli uomini praticavano la sfera pubblica, le donne stavano a casa ed erano appunto le regine della casa, ma soprattutto quello che più ci importa all'interno del nostro ragionamento è insomma, erano gli adulti, erano i vecchi a comandare sui giovani. Ecco perché i giovani non vedevano l'ora di diventare adulti. Piano piano, oppure neanche tanto piano, perché una delle caratteristiche della storia contemporanea è la sua estrema velocità, la situazione si è trasformata nel corso del Novecento per una serie di circostanze, direi che la più vistosa è che cioè, molti più bambini hanno sfangato, no, quelle malattie infantili che spesso falcidiavano le generazioni giovani, le ridimensionavano, e quindi ci sono stati almeno fino a un certo punto molti più giovani sulla scena della storia. È avvenuta una sorta di passaggio di testimone, cioè i giovani hanno cominciato a rivendicare una loro autonomia, addirittura in qualche modo caratterizzandosi come classi sociali, come una vera e propria classe sociale. Nel Novecento ci sono stati dei momenti in cui questa aspirazione all'autonomia, che è divenuta poi anche, no, un forte contrasto rispetto all'autoritarismo degli anziani e delle organizzazioni politiche che gli anziani in qualche modo rappresentavano, è stata ad esempio il 68, no, che ha come dire, agitato tutta l'Europa, ma non solo l'Europa, anche gli Stati Uniti. Questo, diciamo, è l'aspetto, no? Il fatto che i giovani abbiano conquistato una loro autonomia e che, ad esempio, il mondo della produzione, dei consumi, dello spettacolo si sia ridiretto su questa autonomia e abbia costruito prodotti, insomma, su misura per giovani, no? Adesso, anche gli anziani cercano di essere giovani e imitano i giovani in modo esattamente opposto a speculare a quello che avveniva appunto fino a non moltissimi decenni fa. Ecco, tutto questo però, come dire, ha il rovescio della medaglia, perché è anche vero che, come dicono diversi studiosi di questo problema e come ha detto benissimo in un aureo libretto Erika Mann, la figlia di Thomas Mann, parlando della gioventù tedesca durante il nazionalsocialismo, la politica, i regimi politici di diverso orientamento, ma diciamo in generale i governi, diciamo una parola grossa, la storia, oltre a vezzeggiarli, hanno anche molto sfruttato i giovani, no? Basti pensare a quello che sono state le due guerre mondiali, nelle quali molti giovani
di tutta Europa, ma non dimentichiamo gli Stati Uniti, sono entrati talvolta con entusiasmo, con baldanza. È noto che quando l'Italia è entrata nella Prima Guerra Mondiale, un anno dopo circa il suo scoppio, le piazze per l'intervento erano animate da giovani. Quindi i giovani spesso hanno trainato, diciamo, la partecipazione alla guerra. Di fatto, al di là della loro volontà, la loro presenza era determinante nel processo bellico, no? Perché di solito la guerra la fanno i giovani e non i vecchi, e però, appunto, nonostante i loro entusiasmi, sono morti in numero enorme. Insomma, se si pensa alla Prima Guerra Mondiale, che da questo punto di vista è forse addirittura più significativa della Seconda, praticamente tutti i 12 circa milioni di morti che questa guerra ha prodotto erano stati giovani soldati in divisa, più o meno convinti di quello che stavano facendo. E questo, diciamo, è il primo livello di sfruttamento della gioventù che la storia del Novecento, la società di massa hanno fatto, cioè mobilitare i giovani magari di fronte a una speranza di riscatto, di assunzione di responsabilità che purtroppo a lungo si è fatta coincidere, no? Con la partecipazione alla guerra, e poi sfruttarli, introdurli in un processo tragico di distruzione e praticamente ucciderli. C'è stato un altro momento di sfruttamento di carattere più politico, che era quello che potremmo definire, che quello che, ahimè, sotto certi aspetti, no, in vesti diverse rispetto al passato ancora esiste, che è quello del giovanilismo, no? Cioè del sollecitare l'interesse dei giovani, illudendoli, no, che potranno essere al centro della vita, per esempio politica o comunque produttiva, degli stati, e poi anche in questo caso sfruttarli. Qui numerosi potrebbero essere gli esempi. Non è un caso che la canzone, insomma, che poi è diventata l'inno nazionale, almeno al 50% del regime fascista, si intitoli Giovinezza, no? Non è un caso che tutti i partiti, diciamo, unici sui quali si sono basati i regimi totalitari del Novecento, abbiano praticato slogan insistentemente giovanilistici, no? Invitando i giovani alla partecipazione, promettendo loro di divenire l'ossatura, la classe dirigente del nuovo Stato. Queste promesse molto spesso, direi quasi mai, sono state mantenute. Ecco, in questo caso possiamo gettare lo sguardo non solo ai contesti, diciamo, in modo più facile ci vengono in mente, appunto, il fascismo italiano, il nazismo tedesco, il lungo regime sovietico che è finito, insomma, poco tempo fa, ma abbiamo esempi anche, diciamo, all'interno della storia extraeuropea. Si pensi ad esempio alla rivoluzione culturale cinese, che negli anni 60 ha, diciamo, in qualche modo mascherato un regolamento dei conti all'interno del gruppo dirigente, sia dello Stato che del partito cinese, con una specie di rivolta positiva dei giovani, no? Che venivano indotti ad accanirsi nei confronti dei vecchi, a sostituirsi, diciamo, a loro, nelle loro responsabilità, a punire, a cancellare tutto ciò che sapesse di vecchio. E c'è stata quindi anche in questo caso uno sfruttamento, un uso dei giovani, convincendoli, persuadendoli di essere protagonisti della storia, adoperandoli invece, no, appunto, all'interno di una lotta di potere. Ancor più forse tragico da questo punto di vista è il caso del brevissimo regime, ma sanguinario regime dei Khmer Rossi, il regime cambogiano degli anni 70 del secolo scorso, nel quale di nuovo il partito unico al potere, il regime al potere, ha sfruttato i giovani un po' nel senso che ho cercato di dire fino ad ora, ma in modo non ignoto anche agli altri regimi, ha addirittura cercato di mettere i giovani e finanche i bambini con
contro le loro stesse famiglie, non solo contro gli adulti, ma contro le loro stesse famiglie. I bambini cambogiani venivano armati e venivano adoperati sia nella guerra civile, sia nell'attività di delazione, di rieducazione politica, a partire dalle loro stesse famiglie, cioè venivano invitati, diciamo, ad essere delatori, nemici dei loro stessi genitori. Qui c'è un prototipo di questo comportamento che è nella storia di un famoso bambino adolescente vissuto nella Unione Sovietica staliniana negli anni 30, Pavlik Morozov, il quale divenne un eroe dei pionieri dell'Unione Sovietica perché aveva appunto denunciato i suoi genitori alla polizia politica, insomma agli organi dirigenti del partito, confidando loro che questi genitori facevano discorsi anti-governativi e quindi condannandoli ad una punizione sicura. Ecco, quindi che cosa voglio dire? Questi che, diciamo, ho esposto sono chiaramente casi limite. Voglio dire che la storia dei giovani nel Novecento, eccetera, no? Perché adesso siamo già oltre il Novecento, va vista da due punti di vista. Da una parte c'è sicuramente un protagonismo conquistato rispetto ad una posizione subalterna e di attesa che ha caratterizzato i secoli precedenti, un ridirigersi anche delle aspettative del mondo produttivo, della scena musicale, artistica, eccetera, sui gusti dei giovani, ma d'altra parte c'è stata anche in forme più o meno tragiche una tendenza allo sfruttamento dei giovani che non necessariamente dà risultati positivi. A me sembra che in questa grave crisi economica che noi stiamo adesso vivendo si verifichi un po' ciò che ho detto fino ad ora, e cioè che i giovani, almeno a quanto si può vedere finora, insomma speriamo che la situazione migliori, siano però privati di quello che è, diciamo, il sale, l'alimento essenziale di una vita serena, e cioè siano privati di una speranza per il futuro.